Seconda giornata di Coppa Italia di eccellenza, prima uscita ufficiale per Rapallo Rivarolese e Cadimare che dopo i rinvii del primo turno si incontrano al Macera e danno entrambe il via alla nuova stagione sportiva. Via e subito Cadimare in attacco, Forieri ci prova dalla distanza, basso, sventa la minaccia in due tempi. Al 17esimo risponde il Rapallo con il tentativo di Audel, ma poi ancora Cadimare pericolosissimo con De Sogus che centra il bersaglio, ma il direttore di gara annulla tutto per posizione di fuorigioco. Gol annullato, gol subito, 25esimo minuto, Zunino fa sedere alla difesa Spezzina e serve Menini, bravo a rientrare e accomodare in porta la rete dell'1-0. Padroni di casa che ci provano ancora con le punte di Diamante, Zunino e Bertuccelli, ma la prima frazione termina sull'1-0 in favore dei Ruentini. Nella ripresa ancora bianconeri, ancora Zunino che sfiora il raddoppio con un diagonale insidioso, ancora vicinissimi al 2-0 con Bertuccelli che serve l'ex Savona Eros Grani che di testa colpisce, ma è bravo Sarti a respingere in calcio d'angolo. All'appello manca solo Beppe Bertuccelli, il bomber toscano va vicino al raddoppio, prima con questo colpo di testa, poi con il sinistro che finisce abbondantemente alto sopra la traversa. Nel frattempo il Cadimare rimane in 10 per l'espulsione di Agrifoglia, allora il numero 9 bianconero questa volta riesce a entrare nello score di giornata. L'incrocio dei pali gli nega il gran gol, ma sul secondo tentativo non sbaglia. Esultanza che è anche l'ultima immagine di questo incontro, perché finisce così: Rapallo Rivarolese batte Cadimare 2-0, Spezzini che esauriscono le forze nel primo tempo. Buona la prima, invece, per la squadra di Mister Rossetti.